E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo con il nostro Hunter e sono appena loggato proprio in questo istante. Mi ha sparato subito una quest. Quest che molto probabilmente so di che si tratta, visto che ho già letto Siltus. E noi accettiamo. Sì, praticamente adesso ho fatto un mini dialoghetto in cui ci diceva che dobbiamo raggiungerlo a Siltus. Però adesso io come cazzo ci arrivo a Siltus? Devo teletrasportarmi a Uldum, tipo. In realtà io stamattina volevo registrare la seconda parte della torda, solo che purtroppo i server sono offline. Quindi diciamo che andiamo a ripiegare, tra virgolette, con il nostro Hunter, che non è assolutamente un ripiego. Allora, quindi direi di andare un attimo a Stormwind. Abbiamo raggiunto la nostra magica Stormwind e qui non mi ricordo effettivamente quando cazzo veniva fuori questa. Che non mi ricordo nemmeno come si chiama, Sindragosa. Non voglio dire cagate atomiche. Andiamo dritti a Uldum, così riusciamo a tagliare un botto di strada. Ecco qua il nostro portalino. Comunque noto che ancora tantissima gente non mi segue su Telegram. È fondamentale, ragazzi, perché se devo fare qualche sondaggio o spoilerarvi qualcosa, è un diritto solo di quelli che stanno su Telegram, mi dispiace. Quindi loro sono sempre i primi a sapere le cose. Per esempio ho dato uno spoilerino l'altro ieri, quindi prima che uscisse il video della beta, che praticamente effettivamente avevo la beta. E questa è una cosa che non sapeva nessuno. E quindi Telegram lo sapevo. Quindi ragazzi, in descrizione Telegram, please. Siamo arrivati al nostro, non lo so, Flight Master. E... ah, ok, praticamente adesso ci spara qua in mezzo, ok. Perché con l'orda mi sembra da un'altra parte. Vabbè, con l'ali era ovvio che stava un'altra parte, giustamente. Non è che possono mettersi attaccati perché sennò si prendono una schiaffone in faccia. Comunque ogni volta che vedo sta spada mi prende il magone. Perché guardate quanto cazzo è gigantesca. Cioè, alla fine se la guardi in alto dici, madonna è gigantesca. Ma se guardi la base, cioè, cazzo, guarda che roba. Comunque secondo me l'hanno fatta cascare a Siltus, perché questo territorio era veramente abbandonato proprio nel nulla, perché non sono vincolati nessuno. Non capisco perché questo rifone sta continuando a salire. Ah, ok. Siamo arrivati sulla navicella. Ah, come potete vedere qui c'è una certa fila di persone. Parliamo con il tizio. Ah, ho capito, praticamente adesso andiamo a fare un rituale che vi spiego dopo il filmato. Quindi praticamente abbiamo il nostro artefatto al massimo, se non sbaglio, perché abbiamo succhiato l'energia dalla spada, infatti là in mezzo, come potete vedere, si è spento tutto. Quindi andiamo a vedere un attimo l'artefatto. Infatti mi ha sbloccato tutti i tratti. Infatti qua in alto a sinistra il livello dell'artefatto è di 130. A occhio penso che mi abbia potenziato anche gli altri. Infatti, abbiamo giusto un pelino di artefatto power. Direi di andare un attimo alla Vindicar, così posso potenziarmi anche, diciamo, i tratti delle relic. Io ho capito perché hanno fatto questa cosa. Sì, perché ovviamente la storia c'entra, ok, però perché da quello che ho capito nella Battle for Azeroth gli artefatti muoiono, non ci stanno più. Giustamente, ho lato perché mi ero brutto i coglioni di avere tutti con le stesse armi, io compreso ovviamente.
Si perdeva un po' quella macchia di droppare roba, cioè si droppava il gear e basta, però la spada era sempre solo quella, quindi un po' pallosetta la cosa. Invece, cazzo, ovviamente quando droppavi l'arma che desideravi da 1000 anni e ti cambiava la skin, era super figa. Dai, c'è paragone. Allora, qui abbiamo sbloccato il danno del Cora Shot, che non è male. Anche questo però non è male. Direi che non me ne frega un cazzo, perché tanto tra un mese e mezzo questa roba sparisce tutta. Ah, posso potenziarlo di nuovo, quindi non so, fare il 60% in più. Questo 32%. Io direi, non molliamo un cazzo, Madonna, col coso qui, col Furious Swipes. No, col Dire Beast faccio i buchi per terra. Dovremmo esserci. Ma se non sbaglio, da quello che mi ricordo, c'è un leggendario di merda. Anzi, tutti e due leggendari di merda questo Hunter. Perché era cominciata la caccia alla skin, che mi ha fatto sclerare come non mai, soprattutto la caccia al pet, direi. Non parlare di questo stronzo qui che, cioè, l'ho cercato 20.000 anni, vaffanculo a lui. Io volevo farmi un Greater Rift a cazzo di cane, giusto per confermare la mia sfiga nel mondo, tipo. Adesso ce lo facciamo. Sinceramente, andare a spasso per Argus mi ha un attimo rotto le palle, perché sono scenari proprio macinati all'infinito, quindi abbastanza pallosetti. Qui adesso mi aggrerò a mezzo pianeta, come sempre. Questa è pure una cosa che mi stava sempre sul cazzo di Argus, che non potevi fare mezzo passo e ti ritrovavi, non so, tutta l'isola addosso, madonna cara. Cazzo è che sta su Greater Rift? Non mi ricordo, mi sa qua sopra. No, 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 no. Ecco, e succede questo. E tu fai finnette. Porca troia, porca troia. Vabbè, di shot non c'è problema. Ora faccio un botto di danni questo Hunter. Non mi ricordavo per niente. Sarà che mi sono un pochetto abituato con i danni di Battle for Azeroth, che praticamente fai solletico rispetto adesso. Allora, troviamo un party al volo, va. Greater Rift, questo qui. E speriamo soprattutto che non l'abbiano già finito o iniziato, tipo. Cioè, iniziato sì, finito no. Oh, buonissimo, il 20%! Pff, che spettacolo! Queste sono veramente le botte di culo che vorresti. Dando qui il frame rate va sempre a picco, come sempre. Il nostro computer non molla mai un centimetro. O perlomeno molla un centimetro. Ah, non abbiamo rubato un cazzo. Bonus loot. E Artifact Power. E Namo. Molto utile Artifact Power adesso, visto che adesso ce n'ho 7 milioni. Comunque ragazzi, come volevo dimostrare, la fortuna è sempre quella che è, cioè totalmente assente. Porco di quello. Cazzo, cioè che cazzo serve prendere l'Artifact Power adesso? Matti. Niente. Oh, però 100 gold. Ah, dov'è che si poteva comprare? Si potevano comprare dei pezzi da qualche parte, se non mi ricordo male, tipo Shattrath. Cioè, non gratis, però tipo a cazzo. Anche Stormwind. Adesso ci andiamo a fare un giretto di qualche skin vecchia. Sì. Allora, prima di tutto a Stormwind andiamo, che mi sembra che c'è il vendor lì dove ci sono i Dummi, quelle parti là. Allora, ragazzi, scrivetemi nei commenti, secondo voi quale potrebbe essere il secondo PG da portare al 120? Se il paladino oppure l'hunter, perché il primo abbiamo concluso che sarà sicuramente il war. Scrivetemi nei commenti quale preferireste portassi al 120 per secondo. Allora, se lo ricordo male. Allora, se non ricordo male, sta qua dentro. Sì, questi stronzi qui, infatti. Skin degli Yandere come sempre merdosa. Ma come cazzo è che skin degli Yandere fanno sempre cagare? Cioè, non tutte e tutte, per fortuna, però. Queste sono tutte uguali, per esempio. Non mi convincono un cazzo. Ecco, questo era più figo, me lo ricordo. Questo era più figo, cazzo. Questo lo prendiamo, dai. Dai, bracciali non me ne frega un cazzo. Allora, prendiamo chest, guanti, leg. Spalline e Head. Però qui non vendono le armi. Questo era il set povero. Mi sa che su questi ci faccio tipo una specie di mini guida su qualche set facilissimo da prendere. Se non sbaglio anche Shattrath c'era un po' di roba. Adesso se riesco a trovare il modo di andarci, che è molto improbabile visto. Ah no, non mi ricordo se a Dalaran c'è il portale o no. Vediamo se riesco a trovare uno stronzo mago al volo. Ah, vedo che c'è molta gente. C'è il portale Shattrath, me lo ricordo, perché sta di sotto nelle camere quelle sotto. Ah, ragazzi, soprattutto fatemi sapere magari se avete qualche idea, qualche richiesta. Magari sia nella beta, ma sia soprattutto ma anche sul Warcraft attuale, sul Legion.
se c'è qualcosa che volete vedere, qualche guida, qualche cosa. Non mi dite la guida sul War Fury, vi prego, perché non la so fa, non so capace. Non ho le conoscenze necessarie per farlo. Comunque, ecco qui lo stronzo che ci vende la roba. Vediamo che ci vende, che non mi ricordo un cazzo. Inferno Boots. Inferno Gloves. Ma roba later? Ma le armi non le danno nessuno. Che palle. Adesso in giro con la roba clot, Dio, non so. Vabbè, questo pure è una merda. Ragazzi, purtroppo oggi video corto perché semplicemente in realtà io avrei voluto registrare Battle for Azeroth. Comunque abbiamo portato quel contenuto nuovo all'inizio, che così abbiamo tutti gli artefatti ultrapotenziati. Magari nel prossimo video fatemi sapere se posso fare magari qualcosa con l'Under, tipo cercare Pet, tipo che cazzo ne so. Tipo qualche mitica. Il problema è che cercare Pet non è una cosa che fai tac in mezz'ora. Cioè, devi mettere lì, cercare anche off camera. È un po' noiosetto il Pet, però fatemi sapere. Per le persone che mi dicono di fare i video più lunghi, io lo apprezzo moltissimo, però il problema è che dopo il render è molto più lungo e non lo so, il mio computer già rischia di esplodere qui, render a 1080 per un 12 minuti di video, figuratevi se lo faccio di 25, quello che può venire fuori. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, come sempre, ciao a tutti ragazzi.